Nei mari del Sud America un uomo viene assassinato. Alcuni giorni dopo, in Europa, a Francoforte, Trixie Kepler torna a casa del padre e lo trova morto in cantina. La polizia la sospetta di aver commesso quest'ultimo omicidio, ma l'avvocato Renz ne assume la difesa. Che ruolo ha in tutto questo Axel, il fratello di Trixie, coinvolto nella malavita di Francoforte? E che ruolo ha il secondo fratello di Trixie, il freddo e ambiguo avvocato Jochen Kepler? Gioca molto e vince, ma perde la vita. Perché è stato ucciso? E perché Matula tratta questo caso con tanto sentimento? E soprattutto, cosa vuole e chi è quest'uomo? Buonasera. Buonasera. La chiave del 20, per favore. Ecco lei. Grazie. Sono tornato immediatamente accanto a Jochen Kepler per soccorrerlo, ma purtroppo mi sono reso conto, per quanto sia profano in materia, che per lui non c'era più nulla da fare. E quindi ho chiamato subito la polizia, ho il telefono in macchina. Ho comunicato il numero di targa dell'auto che avevo visto fuggire e ho atteso l'arrivo degli agenti. Ecco, non so altro. Già, questi sono i fatti, avvocato. Ma il retroscena? Mi parli di questo. Non capisco, che intende dire? Glielo spiego subito, avvocato. Maria Angelica Kepler è sua cliente da 2 giorni, non è vero? Il primo giorno, prima che divenisse una sua cliente, il padre muore assassinato. Non è provato che si tratti di un delitto. D'accordo, diciamo che il padre della Kepler, un invalido, cade dalle scale in modo tale da farci sospettare un omicidio. E accanto al cadavere troviamo la sua cliente, insieme al suo collaboratore Matula, di cui... Il signor Matula è un investigatore privato e non è assolutamente alle mie dipendenze, commissario. Che cosa è successo? A quanto pare ti hanno picchiato. Chi è stato? Un uomo bruno, alto e piuttosto giovane. Mi ha detto che devo andarmene, sparire, perché qui ho già combinato troppi guai. E poi mi ha preso a schiaffi. T'ha fatto male? No, sta tranquillo. Ma sai chi è, lo conosci? No. Ma è chiaro che qui l'ha mandato Axel. Allora non puoi restare. Coraggio, bisogna filare, andiamo. Prego, signora Mangold. Buonasera. Prego, signora, si accomodi. Lei è la signora Helene Mangold? Sì. La sua auto è stata notata poco fa in Wilderich-Langstrasse, di fronte alla casa dell'avvocato Kepler. Era lei alla guida? Sì. Ci spieghi cosa è successo? Qualcuno ha sparato a Kepler all'improvviso e io ho sentito 3 i colpi e lui è caduto a terra. È tutto qui. E lei non ha visto l'assassino? No. Però ha visto qualcuno sul luogo del delitto, ad esempio l'avvocato Renz. Infatti, Jochen Kepler è arrivato in macchina con lui, è sceso, si sono salutati, poi io l'ho visto varcare il cancello e ho sentito i colpi. E l'avvocato Renz è sceso dall'auto ed è corso da Kepler. È tutto quello che so. E cosa faceva lei in Wilderich-Langstrasse? Ecco, io... Ieri sera ho giocato a poker e ho perso molto. L'avvocato Renz può testimoniarlo. Ho perduto 40.000 marche. Ho il gioco nel sangue, non posso farne a meno. Ma mio marito non lo sa e non deve saperlo. Allora, quello con lei non era suo marito? Non esattamente. Volevo pregare Kepler di soprassedere sul mio debito, voglio dire di concedermi una proroga almeno. Volevo pagare a rate, questo volevo chiedergli. Già,
La capisco benissimo. Io no, invece. Insomma, se dice che voleva parlargli, perché non l'ha fatto subito, appena è sceso dalla macchina dall'avvocato Renzo? Perché mi è mancato il coraggio. Mi vergognavo, ecco perché. Bene, signora Mangold, può andare se vuole. Grazie. Jochen è morto? Sì. Addio, avvocato. Io non credo che dormirò. Sta tranquilla, qui non ti troveranno. Tu fai tutto così facile. E se ti trovassero? Passeranno sul mio corpo. Sì, pronto? Sì. Accidenti. D'accordo, Dieter, ci vediamo domani. È successo qualcosa, vero? Già. Tuo fratello Jochen, gli hanno sparato. Quando? 3 ore fa. È morto. Vado a letto, ho bisogno di dormire. Buonanotte. Buongiorno. Mi perdoni, cerco la signorina Maria Angelica Kepler. Mia sorella non vive qui. Potrebbe dirmi per gentilezza dove potrei trovarla? Posso chiederla cosa vuole, io non la conosco. Ma naturalmente che può chiedere. La sua domanda però dovrà rimanere senza risposta. Lei è misterioso. Io vengo da lontano e ho una notizia. Sì, si tratta di una cosa che io dovrei dire di persona a sua sorella Maria Angelica. Viene da lontano, e cioè? Brasile, perché? Volevo capire quanto fosse importante questa notizia. E ora vuole dirmi dove posso trovare sua sorella? Se sapessi risponderle, lo farei volentieri. Mia sorella è sparita, non so dove sia. Ma è ancora qui? Voglio dire, in Germania? Penso di sì, l'ho vista l'altro ieri. Quando è morto nostro padre. Mi dispiace. Ma entri, prego. Spero scuserà il disordine. Vede, stavo riordinando un po' le carte di mio padre. Già, vediamo un po'. Chi potrebbe sapere dove si è cacciata mia sorella? Ho un'idea, forse il suo avvocato. È un certo dottor Renz. Vuole che le procuri l'indirizzo dello studio. Renzi con la Z? Sì. Grazie mille. Allora, arrivederci. Arrivederci. Tom,
Sta dietro a quel tipo. Voglio sapere tutto, chi è, cosa fa e perché sta cercando Trixie. Infatti, è così, sì. Maria Angelica Kepler è mia cliente. Non potrebbe mostrarmi qualche... beh, un documento che dimostri che questa signorina è sua cliente? Bene. Questa è una procura, se non sbaglio. È questo il termine esatto? Lei parla la nostra lingua perfettamente. Grazie. A lei lo posso dire, visto che rappresenta la signorina. Si tratta di un'eredità. Il fratello maggiore del padre della sua cliente, Maria Angelica Kepler, e lo zio, quindi, 6 giorni fa, nei pressi della città di San Paolo, è morto. E nel testamento è nominata erede universale la nipote Maria. Una buona notizia per lei. Otto Kepler era un uomo molto ricco. Può dirmi com'è morto? Un incidente di immersione, una brutta morte. Il mondo subacqueo l'aveva sempre affascinato e aveva in questo una grande esperienza. Ha compiuto immersioni nei mari di mezzo mondo. Poi gli è capitato purtroppo questo strano incidente. È in acque che conosceva benissimo e niente affatto pericolose. Una vera tragedia. E per di più incomprensibile. Ma la polizia ha indagato sulle circostanze del decesso? Naturalmente, è chiaro. Con lui c'era anche il suo autista e amico che ha tentato inutilmente di salvarlo. Ed è un fatto frequente laggiù, in Sud America, che qualcuno perda la vita in simili incidenti? No, non direi. Quanti anni aveva Otto Kepler? Aveva 66 anni. E non era sposato? Non aveva figli? Mi scusi, ha ragione. Lei vuole parlare direttamente con la signorina Kepler? No, non è qui. Chi, io? Se credi. D'accordo. Sì, farò il possibile. Va bene, tra mezz'ora al tuo studio. Anche tu devi venire. Da Renz? Sì. Ma cosa vuole? Io, Otto Kepler, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dispongo col presente atto che la mia intera proprietà, comprendente l'azienda denominata Soledade, i capi di bestiame che vi vengono allevati, la villa facente parte dell'azienda, come pure l'appartamento situato a Rio de Janeiro, ogni tipo di veicolo intestato a mio nome, compresi quelli adibiti al trasporto aereo e l'intero patrimonio in liquidi ed azioni, valori dettagliatamente elencati nell'allegato atto presente, sia consegnato per intero in caso di mia morte a Maria Angelica Kepler, figlia del mio unico fratello Eric Kepler, residente in Germania. Rio de Janeiro, in data 25 novembre 1985, firmato in fede Otto Kepler. Questo atto testamentario è stato redatto nel mio studio ed è controfirmato da me in ogni sua parte. Ed inoltre, in un secondo documento, il signor Kepler mi ha nominato suo esecutore testamentario. E cioè tutto quanto... voglio dire, l'intera proprietà ora è mia. Sì. Ci sono prima alcune formalità da sbrigare, naturalmente. Lei conosce già la proprietà di suo zio? Sì. Nel corso di quest'anno la signorina è stata a lungo ospite del signor Kepler. Mi pare si sia fermata 3 mesi, è così? Beh, più o meno, sì. Evidentemente durante questo periodo suo zio si era molto affezionato a lei. Il testamento è stato redatto dopo la sua partenza. Non è tornato direttamente nel nostro paese allora quando ha lasciato suo zio? No. Sono stata un po' a Buenos Aires.
E a conferma di questo, comunque, ci sono i visti sul mio passaporto. Ecco qui. Il 25 novembre, quando mio zio ha fatto testamento, io ero in Argentina. Ma non le è stato richiesto di rendere conto dei suoi spostamenti, signorina? Già. Ha ragione. Ho qui inoltre una lettera che suo zio le ha lasciato. È stato lui a consegnarmela quando ha firmato il testamento. Ad ogni modo, in attesa delle pratiche, sarà mia ospite qualunque cosa le occorra. Voilà, la signora è servita. Non so dire che cosa mi abbia spinto a prendere questa decisione, ma ha certamente qualcosa a che vedere col fatto che tu detesti tuo padre almeno quanto l'ho sempre detestato io. Vorrei proprio vedere la sua faccia quando saprà che lascio tutto a te. Ha scritto davvero così nella lettera? Già. A mio zio. Esprimi un desiderio, qualunque cosa vuoi. Beh, vorrei svegliarmi. Non è sogno questo, è realtà. Esprimi un desiderio, avanti. Qualunque cosa. Non ci devi pensare, devi dire quello che ti viene in mente. Vorrei sapere chi ha ucciso tuo padre. E anche tuo fratello, e magari anche tuo zio, prima ancora. Sei proprio un guastafeste. Sì, me lo dicono tutti. A noi due. Sì, Proto. Gli dica pure di salire. D'accordo, allora scendo io. C'è Renze nell'atrio. Perché non sale allora? È quello che dico anch'io. Ma il portiere ha detto che Dieter mi pregava di scendere da solo. Avete dei segreti? Camera 27, può occuparsi dei bagagli per cortesia. Pardon, sorry. Sono Matula, camera 2018. Lei mi ha chiamato poco fa, si ricorda? No, mi dispiace, io non l'ho chiamata affatto, signore. Mi hanno chiamato poco fa, qui dalla hall, e mi hanno detto che l'avvocato Renz era qui sotto e mi pregava di scendere. Mi dispiace, io non ne so nulla. Sì, un momento, ora chiedo. Dell'aereo da Bruxelles. C'è un certo avvocato Renz. Mi dispiace, qui non c'è, deve trattarsi di un errore. Non c'erano tracce di violenza, quel che mai detto. Sì che c'erano, la bottiglia di champagne era rovesciata a terra, il bicchiere di Trixie era in mille frantumi. Ti sembra una prova sufficiente a dimostrare un rapimento? Di solito una donna non sparisce dopo aver ordinato caviale e champagne. Sapendo quanto sei insistente, una donna lascerebbe ben più di una bottiglia di champagne pur di sfuggirti. I veri amici si riconoscono nel momento del bisogno, Dieter? I veri amici sono quelli che se ti vedono dar di volta il cervello cercano almeno di farti riflettere. Allora chi è stato ad attirarmi nell'atrio facendo il tuo nome, gran genio? Ecco, bravo. Questa sì che è una cosa sensata. Tante grazie. E allora? Partiamo dal fatto che ha usato il mio nome. È uno che sa che siamo amici, quindi. Ma a che scopo? Perché ha inventato una scusa se è uno che mi conosce? Probabilmente voleva, come è comprensibile, creare l'occasione per un discorso a quattro occhi con lei. E che cosa le avrebbe detto? Oh, per esempio, che tu non sei la compagnia più adatta per un'ereditiera.
e che sei più vecchia di lei e che magari miri solo ai suoi soldi. No, non volevo dire questo. Ma è possibile comunque che qualcuno non sia salito a trovarla come d'accordo e che per un motivo qualunque questo l'abbia convinta ad andarsene e di sua spontanea volontà, non trascinata via a forza. L'hanno rapita, io so anche chi. Axel. Ma io gli spezzo il collo a quel maiale, che cosa credi? Non sarebbe un'idea più civile chiamare la polizia? Mi prendo in giro, non ho uno straccio di prova e tu lo sai benissimo. Joseph, ora ti parlo seriamente come forse non ho mai fatto prima. Se a causa della scomparsa di Trixie decidi di commettere un'azione illegale di qualunque genere, a danno di Axel o di chiunque altro, ricordati che con me hai chiuso. Dieter, se non vuoi aiutarmi a liberare Trixie, allora per me puoi anche sparire per sempre. Ciao. Non sono armato. Tu sta zitto. Cammina avanti. Sera a tutti. Oh, salve. Vuole farsi un massaggio anche lei? No, grazie. Ma venga, entri. Posso fare nulla per lei? Vuole bere qualcosa? Ho da darle una brutta notizia. Ah, sì? Lo sa che un tempo li punivano i messaggeri quando portavano le brutte notizie? Già, ma per fortuna siamo tra persone civili adesso, no? Ah! Se sai che mi farai male, almeno dimmelo prima. Come fa il signor Matula? Matula? Se fosse più furbo, signor Matula, lei avrebbe da darmi perlomeno due notizie. Una bella e una brutta. Va bene, sono due. Quale preferisce sentire prima? È chiaro, quella bella. Eccola, credo di sapere chi è stato. Chi è stato a fare che cosa? E questa è quella brutta. Sua sorella è stata rapita da qualcuno. Oh, allora dovremmo cercare di liberarla, non crede? E non dovrebbe essere una cosa difficile, visto che lei sa già chi è stato. Io non ho detto che lo so, ha capito male. Ho detto che credo di saperlo. Sì, e allora? Mi dica un po', che rapporto c'è tra sua sorella e il Brasile? È un'ottima domanda questa. Io però ne ho una migliore. Che rapporto c'è tra mia sorella e lei, signor Matula? Ci amiamo, perché? Non mi dirà che è venuto fin qui per chiederla in sposa all'unico rappresentante della famiglia che non sia ancora sottoterra? Non avrebbe senso farlo ora, visto che Trixie è scomparsa. Le propongo un patto. Prima lei uccide il drago e libera la principessa. E poi io gliela regalo per tutta la vita. L'avverto però, finché non avrà superato la prova, qui non ci metta più piede. Thank you.
Ciao, sorellina, come va? Il tuo bel cavaliere è venuto a farti visita, sai? Ma ho dovuto dirgli che ora eri in uno stato tale da non poter ricevere proprio nessuno. E ho fatto bene, mi pare. Mettiti il cappotto avanti. Il cappotto? Perché? Farai un bel viaggetto, contenta? Fino a Rotterdam. Ti piaceva tanto da bambina. Mentre io ero fuori, qualcuno ha aperto la mia borsa, ne sono sicuro. Ma non per rubare, non manca nulla. Ma le mie carte sono tutte fuori posto. Chiunque sia stato voleva solo conoscere il contenuto della borsa. E cioè i suoi documenti e soprattutto il testamento. Già. Quindi ora dobbiamo partire dal presupposto che... a questo punto possono essere molte ormai le persone a conoscenza dell'eredità. Fino a stamattina eravamo solo in quattro a saperlo. Quando le sarebbe stata aperta la borsa? Beh, non saprei. Sono tornato in albergo direttamente dal suo studio e proprio per posare la borsa. Sono uscita per pranzare e alle tre sono andato a vedere la mostra di Klee, che è un autore che amo molto, e poi sono ritornato in albergo. Ricapitoliamo. Stamattina, quando è uscito dal mio studio, era più o meno mezzogiorno, quindi deve aver lasciato l'albergo circa mezzogiorno e mezzo, e Trixie è scomparsa alle 3:30. Trixie? E chi è? Maria Angelica Kepler. Ed è scomparsa? Come? Il signor Matula, che fino a poco prima era con lei, crede sia stata rapita da qualcuno. Sul momento non gli ho dato ascolto, ma alla luce di quanto lei mi dice adesso... Dovremmo avvisare la polizia, lei non crede? Dov'è Trixie? Idiota, non lo vedi che non è qui? E allora dov'è? È stata sequestrata. Dove l'avete portata? Non so che dirti. Chiedilo a suo fratello. Ora basta con gli scherzi. Non scherzo su Trixie. E tu chi sei? Diciamo un amico. Un amico in che senso? Vuol dire l'amico di una volta? Già. E che cos'hai? Un attacco di nostalgia tutto ad un tratto? D'accordo, amico. Ti faccio una proposta. Cosa? Dobbiamo liberarla e lo faremo insieme. E dopo? Dopo dipenderà da lei. Ci sto, va bene. Non mi dica che è qui tutto solo. Purtroppo sì, tutto solo e abbandonato. Ma caro signore, è una pena che potremmo alleviare se lei mi offre da bere. Che cosa desidera? Ah, avvocato Renz. A cosa debbo questo onore? Non ho simpatia per i giri di parole, signor Kepler. Sono qui per la mia cliente. Sua sorella è scomparsa. Trixie è scomparsa. Ma non è la prima volta che succede, mi pare. Forse no. Ma 2 anni fa è stata mandata via. E adesso invece è stata portata via. Da qualcuno. Da qualcuno? Per adesso diciamo solo qualcuno. Quando potrò essere più preciso lo sarò, non dubiti. Già. Qualcosa da bere? No, la ringrazio. Qualcuno ha spinto suo padre giù dalle scale. Qualcuno ha ucciso suo fratello e adesso, sempre qualcuno, ha rapito sua sorella. E solamente un ingenuo potrebbe pensare che l'unico nesso tra questi due fatti sia una semplice coincidenza temporale. Già, sono perfettamente d'accordo con lei. E mi creda, anch'io mi sto arrovellando da giorni per cercare di capire quale sia la causa che lega tutti questi fatti insieme.
ma senza risultato, almeno fino ad ora. Ma adesso ho qui lei che mi svelerà il mistero. Infatti, la soluzione va cercata lontano, nello spazio, non nel tempo. Una settimana fa suo zio, che viveva in Brasile, è morto. Ma questo lo sa già. Beh, ma la soluzione? La sto ascoltando, avvocato, coraggio. Diciamo che potrebbe essere andata così. Sentiamo. Supponiamo che sua sorella sia l'erede di un enorme patrimonio, quello di suo zio in Brasile. Sì. Se a questo punto le dovesse capitare qualcosa, verrebbe ad essere suo padre l'erede diretto di questa enorme fortuna. Ma purtroppo muore. E anche uno dei suoi figli muore. Ucciso a sangue freddo, ma di questo non parliamo per il momento. E così ad ereditare sarebbe l'unico parente rimasto. Lei. Ed ecco che ora a questa lunga catena di circostanze manca un solo anello, che doveva essere il primo, ma che avrebbe destato troppi sospetti. La morte di Trixie. Già, è molto chiaro. E anche molto logico. C'è un solo fatto, i suoi presupposti almeno in parte sono sbagliati. Ecco il primo errore. Io avevo un grande rispetto per mio padre. E lo amavo molto. Anche se era un vecchio insopportabile. E secondo errore, ero attaccato a mio fratello. Già, e lo stimavo molto. Era il migliore di noi. Terzo errore. E forse questo almeno potrà convincerla. Alla morte di mio fratello, e prima ancora di mio padre, io credevo che mio zio fosse ancora in vita. Non sapevo nulla della sua morte, né tantomeno dell'eredità di mia sorella. E c'è anche un'altra cosa. A questo punto comincio a temere per me stesso, oltre che per Trixie. Siamo gli unici della famiglia che... Siediti. Digli di star buono. Mettiti a sedere. Sei pazzo, che fai? Tu vieni con noi. Ehi, tu, dietro il bar. Se ti vedo tirar fuori di lì le mani con qualcosa di diverso da un bicchiere, ti faccio secco. Dai, forza, muoviti, svelto. Fateci passare. Sempre dietro. Peggio per lui. Dov'è Trixie? Aspetta, vado a chiedere. No, non credo. Secondo me dovresti prima provare un... Buonasera. E poi... Scusi, potrei telefonare? Ah, certo, signore. Mille volte, proprio non ci riesco. Grazie. Ci sono questi, ecco. Saprebbe dirmi dove è attraccata la Francisca? Nel bacino sud, credo.
Dove siete ora? Complimenti, bella trovata. Spero che almeno tu sia consapevole di quella a cui va incontro con questa bravata. No, non posso e non voglio averci assolutamente nulla a che fare. Questo lo so, Dieter. Quello che ti chiedo è un'altra cosa. Se entro un'ora, a partire da adesso, non avrai ricevuto una mia telefonata, ti prego di avvertire la polizia. Joseph, dammi ascolto. Di agli agenti di cercare il battello Franziska. Tu ci aspetterai qui, amico. Nasconditi. Di là. Buonasera. Dove state andando di bello? Ci penso io, coprimi. D'accordo. Non è niente. Rispondete, prego. Polizia fluviale, rispondete, prego. Qui polizia fluviale. Siamo in ascolto, passa.
Attenzione, una persona sta fuggendo a nuoto. Cercate di fermarla. Fate presto, si allontana. Mi sentite? Cercheremo di raggiungerla. Va bene. Basta chiudere. Aspetti, l'aiuto io. Ecco così. Faccia bene. Come si sente? Ecco, l'ambulanza è già qui. La medicheranno subito. Faccia attenzione. Autopattuglia, rispondete, prego. Autopattuglia, scusi un momento. Rispondete, prego. Autopattuglia in ascolto. Maria Angelica Kepler deve essere messa agli arresti. È sospettata di omicidio. Ricevuto? Ricevuto, signor commissario. Passo e chiudo. Spero non mi giudicherà esagerato se definisco l'accaduto delle ultime 15 ore come uno scontro fra bande armate. Esagerato no, però direi che non è la definizione esatta. E allora come lo definirebbe lei? Certo, Axel Kepler e il suo gruppo possono essere definiti un'associazione criminale, una banda armata per l'appunto. Ma una seconda banda non c'è. Ah no? Il signor Matula e l'uomo che era con lui, diciamo il suo accompagnatore, hanno sparato, se non sbaglio, a quanto pare d'accordo con una criminale, Maria Kepler. Oltre che sotto gli occhi del nostro avvocato Renz, che non solo era stranamente presente al momento del sequestro di Axel Kepler in quel locale notturno, e non credo che fosse una coincidenza, ma è oltretutto la persona che ha informato la polizia dell'esistenza del battello Franziska e di quanto vi accadeva. Ed è quindi coinvolto in questa storia. Ah, un'associazione per delinquere, signor procuratore. Già. Sì, sul fatto che si tratti di un'associazione per delinquere, avvocato, concordo pienamente con lei. Ci troviamo di fronte a 2 morti e 5 feriti. E a una latitante, la sua cliente, Maria Kepler. I morti sono 2? L'accompagnatore del signor Matula è morto durante il trasporto in ospedale. Ma ora parliamo della sua cliente. Come spiega questa evasione? Evasione? Ma non era in arresto. I nostri agenti avevano appena avuto l'ordine di metterle le manette quando la Kepler è fuggita. Sarà stata sconvolta, immagino. Per quanto riguarda il signor Matula, sono disposto a pagare la cauzione, se occorre. Le costerà molto. Oh. Non meno di 200.000 marchi, comunque. D'accordo, 200.000. I signori avvocati guadagnano benino, a quanto pare. Perché non entra anche lei nella categoria? È sempre in tempo a cambiare. Tenendo conto del fatto che le 2 vittime non sono state uccise dall'arma del signor Matula e che a garantire per lui è proprio l'avvocato Renz, cioè la persona che ha informato la polizia di quanto avveniva a bordo del battello Franziska, dimostrando in tal modo di essere disposto a collaborare con gli organi competenti, a questo punto troveremo un accordo. A una condizione però, caro avvocato. Voglio essere informato immediatamente, qualora Maria Kepler si mettesse in contatto con lei o dovesse in alcun modo dar notizia di sé. Io posso garantirle solo questo. Se in qualche modo dovessi entrare in contatto con lei, farò quanto è in mio potere per convincerla a fornirle ogni spiegazione. Va bene. Mi rendo conto che non può assicurarmi di più. Venga il resto. Grazie. Ma ora vieni, andiamo. Già, questo è Paul Gluck. E cioè l'autista di Otto Kepler.
quello che era con lui quando è morto. Sta calma, resta qui. Spero di non disturbarti. Sbrigati, dimmi cosa vuoi, stavo andando a dormire. Va bene. Allora accenditi una sigaretta. Io parlo e tu mi ascolti. Finita la sigaretta me ne vado via subito. Ho bisogno di qualcuno a cui poter raccontare quello che mi passa per la testa. Sto fumando, parla. Una domanda. Il tuo compagno di stanotte ti aveva detto chi era? No. Si chiamava Paul Gluck. Era l'autista e il compagno di immersione di Otto Kepler ed era con lui in mare quando è morto. Possiamo facilmente immaginare che Trixie l'abbia conosciuto durante la permanenza in Brasile presso lo zio. Fino a che punto avessero stretta amicizia non è rilevante. Comunque, a giudicare da quanto è avvenuto dopo, sembra che i due si conoscessero abbastanza bene. Paul Gluck doveva sapere che Otto Kepler non avrebbe avuto eredi alla sua morte, tranne la famiglia del fratello distante migliaia di chilometri. Come sapeva che non esisteva alcun testamento. Se dunque fosse morto oppure fosse stato ucciso in qualche maniera, il fratello avrebbe ereditato un'enorme fortuna. È morto anche lui, l'eredità sarebbe andata ai tre figli. E escogitarono un piano. Paul Gluck avrebbe ucciso Otto Kepler nei mari del Brasile. Trixie, dopo, avrebbe ucciso il padre. Tu sei pazzo. Pazzo e paranoico. Per la ragazza non si trattava che di unire l'utile al dilettevole. Si sarebbe finalmente vendicata dell'uomo che l'aveva sempre odiata e tormentata. E oltretutto ne avrebbe ricavato un grosso vantaggio economico. Questa è una teoria mostruosa. Paul Gluck ha poi seguito Trixie qui a Francoforte. Era diventata la gallina dalle uova d'oro. E non poteva perderla, è chiaro. È giunto qui, ha ucciso, forse con la complicità di Trixie, o forse no, il fratello Jochen. In tal modo, la quota di eredità di Trixie sarebbe aumentata del 50%. Credo che non la fumerò tutta questa sigaretta, Dieter. Ma ecco che accade qualcosa che sia Trixie che l'amico Gluck non si aspettavano. Trixie è qui. Sta tranquillo, va avanti. Otto Kepler aveva fatto testamento in favore di Trixie. Era stata, come la definisce il signor Vasquez, l'ultima bizzarria. Quando lei ha saputo di essere l'unica erede, si deve essere resa conto che l'omicidio di suo padre e quello di suo fratello erano stati del tutto inutili. Ho finito la mia sigaretta, Dieter. Ho finito anch'io, non ho altro da dirti. Eccetto una cosa. A questo punto è possibile, anzi probabile, che Trixie nel corso della sparatoria avvenuta a bordo della Franziska sia riuscita a uccidere il suo ex amante complice Paul Gluck. I moventi sono due. Primo, lui avrebbe preteso la sua parte ed era un uomo violento. L'avrebbe distrutta, lei non è una criminale, è una dilettante. E secondo movente, si era innamorata di un altro uomo. Di un altro stupido dilettante. Non so se potrò tirarti fuori da questa storia, comunque ci proverò. Ma ti avverto, se quando la prenderanno ti troveranno con lei, per te sarà finita. E per sempre. Renzi ha lasciato la casa. Continuate la sorveglianza. Nessuna azione per ora.
Allora chi era? Renz. Cosa voleva? Niente, solo espormi una sua pazzesca teoria. Cioè? Non lo so, non l'ho neanche ascoltato. Ne dai uno anche a me. Che cosa ti ha detto di me il tuo Renz? Ma niente, parlavamo d'altro. L'ho sentito fare il mio nome un paio di volte, anche quello di Paul. Lo conoscevi bene allora? Certo, io conoscevo bene le sue prepotenze e la sua brutalità, l'ostinazione, l'arroganza. No, non piango per lui, sai, questo che intendi. Comincia a fare effetto il veleno di Renz, vero? Era vero tutto quello che mi ha detto? Come faccio a saperlo? Non ho sentito niente. Ho bisogno di un passaporto. Dov'è il tuo? C'è l'Axel. Quanto tempo ci vorrà per trovarne uno? Trovare che cosa? Un passaporto falso. Perché non vai a prendere il tuo? Probabilmente ce l'ha la polizia. Non mi va di sentire le loro domande. O piuttosto ne hai paura? Ho paura di Axel. Tu non sai ancora che cosa è capace di farmi. Axel è chiuso in carcere. Uscirà. Non ti troverà. Tu vai alla polizia, prendi il tuo passaporto e ce ne andiamo. Ma perché lo dici se non ci credi neanche tu? Perché è ciò che voglio credere. Lo vuoi, ma non ci riesci. Ormai tu credi a Renz. Allora avevi sentito quello che mi ha detto? Già. E quello che ha detto è la verità? Se ha tanta importanza per te, se non hai nemmeno coraggio di fregartene, allora anche tu non mi hai detto altro che una bugia. Ma quale bugia, Trixie? Quale bugia? Parla. Avevi detto che mi amavi. Non è facile, sai, amare un'assassina. Non è mai una cosa facile l'amore, Joseph Matula. E tu questo lo sai? E oltretutto sono due volte assassina. È ancora più difficile amarmi. Quanto di più, il doppio? E non guardarmi in quel modo. Il tuo amico Renz te l'ha spiegato così bene prima. Ho ucciso mio padre per odio, proprio così. E Paul invece per amore, verso di te. Ti aspetti che ti dica grazie? Già! Ma come ti offro tutte le mie ricchezze? E sono tante, sai. Ma già, tu sei uno di quelli del tipo meglio coperto di stracci, ma tutto ad un pezzo. Trixie, andiamo via. Vuoi fuggire con me? Dici sul serio, Joseph? Sì. È troppo tardi, non capisci? Non posso più fidarmi di te. Chi mi assicura che non mi porterai alla polizia? Se volessi la polizia potrei chiamarla ora per telefono. No, Joseph, questo non lo farai. Chiamerò Renz e gli dirò di tacere finché non saremo lontani. Resta fermo dove sei. Io non ci finisco in galera. Non sono il tipo. Gli dirò che andiamo in Sud America. Non muoverti. Io non ti credo più.
Vorrei, ma non posso. Sei un vigliacco. Al, polizia! Mani in alto! Fermo o sparo! Al! No!